Quando l'attuale proprietario chiede di modificare il titolare della casella PEC, al nuovo titolare viene inviata una comunicazione che informa della procedura in atto e che contiene il link all'area clienti PEC. A questo punto accedi con il tuo account Aruba, username @aruba.it e relativa password, per confermare il cambio. Devi concludere la procedura entro 5 giorni dalla ricezione del messaggio, altrimenti la pratica viene annullata. Se ti occorre recuperare il tuo username @aruba.it o la password, dalla pagina di login dell'area clienti puoi cliccare il link relativo che precede i campi da compilare. Il pannello ti accoglie mostrandoti la casella o le caselle per le quali l'attuale proprietario vuole cederti la titolarità. Clicca il simbolo verde per accettare il trasferimento della casella o delle caselle che vedi. In alternativa, se si è trattato di un errore, puoi rifiutare il cambio titolare cliccando la X rossa. Dopo aver selezionato l'azione che ti interessa su ogni riga, nel caso la modifica riguardasse più caselle, clicca Prosegui. Leggi e accetta le condizioni contrattuali spuntando le caselle e prosegui. Se la tua anagrafica contiene già un cellulare valido, clicca Invia codice di verifica per ricevere un codice monouso sul tuo telefonino, in modo da validare il contatto. Altrimenti modificalo cliccando l'apposito link. In questa schermata inserisci il codice che ti è arrivato sul cellulare e clicca Verifica. La stessa cosa vale per l'indirizzo email. Se è corretto, clicca Invia codice di verifica per ricevere il codice monouso su quella casella. Nella schermata scrivi il codice ricevuto via email e clicca Verifica. Tutto ok. Ti basta attendere l'email da parte del sistema che ti conferma che il cambio titolare è andato a buon fine. Ora la casella è tua. Ricordati di cliccare il bottone Imposta password per scegliere la tua password. Puoi cominciare a usarla da subito. Anche al precedente titolare viene notificato via email che la modifica è stata eseguita correttamente.